Roof on Screen è la rassegna cinematografica biennale organizzata dall'Accademia per dare visibilità alle opere dei nostri studenti e per dargli la possibilità di entrare in contatto con il mondo del lavoro. Abbiamo infatti avuto durante questa rassegna di 3 giorni al Cinema Troisi molti ospiti, registi, sceneggiatori, case di distribuzione che hanno dialogato con i nostri studenti. Penso che il senso più profondo sia il concetto di aggregazione tra i giovani, tra i ragazzi, è un modo per far circolare le idee. Il festival è un momento di incontro, di scambio, un modo per conoscersi e per creare energia. È sempre molto importante per noi poter partecipare in eventi di questo tipo perché è un'occasione incredibile per poter entrare in contatto con nuovi talenti, nuove idee, nuovi linguaggi. Abbiamo deciso di premiare un documentario per il suo linguaggio fresco e molto molto spontaneo, un documentario molto sincero ed è Diorama di Elena Conti. I premi sono di varia natura, tra questi dei premi di distribuzione che verranno dati da Esen Studios e da Sayonara Film al miglior corto di animazione, al miglior cortometraggio e al miglior documentario. Ma la cosa più importante se vuoi fare questo lavoro qua è farlo, quindi appena è possibile uno deve entrare a contatto con l'industria. Un'occasione davvero preziosa per allievi che finalmente possono avere un assaggio di quello che è il mondo reale dell'industria che li aspetta. Sono venuto oggi all'evento per raccontare un po' di come si finanzia un film e soprattutto come farlo utilizzando i fondi finanziamenti che sono disponibili. È importante innestare fin dalla progettazione del contenuto degli elementi che poi ci permettano di comunicarlo. Credo che gli incontri nelle scuole siano fondamentali perché si riescono a creare dei gruppi, delle strategie anche del cinema indipendente. Abbiamo consegnato 2 premi di distribuzione e il documentario è Jawara Inshallah, un corto che ci ha colpito subito al cuore ed è stata anche una scelta di pancia perché abbiamo trovato un film che sprigiona una certa energia giovanile e che ci ha soddisfatto per le domande che hanno posto e per le risposte che hanno ottenuto. Invece il corto di animazione che abbiamo premiato è stato Tinkle, un corto che con una bella tecnica ci ha presentato subito un piccolo mondo fatto di un'atmosfera molto particolare. Con poche sequenze ci mostra già tutto quello che deve esserci. Il fatto di avere tante occasioni come questa in cui anche professionisti del settore vengono a raccontarsi, credo sia un'occasione unica e importantissima.